Il sax è stato inventato intorno al 1840 e brevettato nel 1846 da Adolf Sax. Egli nacque il 6 novembre 1814 a Dinant, in Belgio, e morì a Parigi il 7 febbraio 1894. Sax ereditò la passione del padre e cominciò fin da bambino, insieme ai suoi fratelli, a riparare e costruire strumenti musicali, principalmente quelli a fiato. Prima dell'invenzione del sassofono, Adolf aveva già inventato un nuovo strumento che aveva riscosso notevole successo, il clarinetto basso. Ma l'intento di Sax era anche inventare un nuovo strumento a fiato che combinasse la delicatezza del suono degli archi, come violino e violoncello, con la potenza del suono degli ottoni, come tromba e trombone. Da quest'idea nacque il sassofono. Per promuovere il nuovo strumento, Adolf organizzò una gara tra due bande, 45 elementi che suonavano strumenti tradizionali contro 38 elementi che suonavano strumenti da lui inventati e perfezionati, e la sua banda vinse. Sax fu il primo insegnante di sassofono presso il Conservatorio Superiore di Parigi, dal 1857 fino alla chiusura nel 1870, dovuta alla guerra franco-prussiana. In Italia, al contrario del resto d'Europa, il sax non entrò facilmente negli organici delle fanfare e delle bande. Il primo a dar lustro a sax in Italia fu Gioachino Rossini, inserendolo nella sua composizione per fanfara militare intitolata La Corona d'Italia. Solo nel 1901, con la riforma promossa da Alessandro Vessella, ci sarà l'inserimento di tre sax in pianta stabile nell'organico delle musiche militari, dettato dall'esigenza di equilibrare le voci tra i legni e gli ottoni. Il sax è uno strumento aerofono ad ancia semplice, costruito non in legno ma in ottone, con forma conica, cioè il tubo aumenta di diametro man mano che progredisce verso la campana. Il corpo dello strumento è costruito in un modello di nucleide e con un meccanismo di chiavi come flauti e clarinetti. Nonostante sia costruito quasi per intero in metallo, appartiene alla famiglia dei legni per la presenza dell'ancia, che è il corpo vibrante dello strumento. Dalla sua invenzione, contrariamente ad altri strumenti che nel corso degli anni hanno subito una lunga gestazione morfologica, non è stato oggetto di sostanziali trasformazioni, ma un'eccezione solo alcune modifiche meccaniche, ergonomiche ed estetiche. Dal timbro acustico decisamente nuovo, il sassofono fu accolto con molto entusiasmo perché aveva un timbro molto apprezzato e per la sua versatilità nei più disparati generi musicali, principalmente nella musica jazz, nel blues e nella musica pop. Perfetto come strumento di accompagnamento, diventa il vero protagonista negli assoli. Fin dal suo debutto, il sax fu oggetto di notevoli apprezzamenti da parte dei compositori dell'epoca, tanto che gli stessi provvidero ad inserirlo in alcune partiture ancor prima della presentazione del brevetto ufficiale. Il primo ad utilizzarlo ufficialmente nel 1844 fu Berlioz, in una sua opera vocale a sei voci, intitolata Inno Sacrum. Il sassofono sarà protagonista in numerose opere, tra cui Hamlet e Francesca da Rimini di Thomas, Arlésienne di Bizet, Bacchanas Brasileiras numero 2 di Villa-Lobos e da quadri di un'esposizione di Mussorgsky, il solo del vecchio castello nell'orchestrazione di Ravel viene affidato al sax contralto.